4 ore di sciopero il 20 settembre negli stabilimenti Tenaris italiani per il rinnovo del contratto aziendale fermo ormai da parecchio tempo e che per i lavoratori è un passaggio vitale, tanto più dopo il disastro che si è abbattuto sui salari a causa di guerra e inflazione galoppante. E la mossa unitaria di FIOM, FIM e WILM per rilanciare il tema del contratto di secondo livello nel gruppo dell'acciaio, che conta nel nostro paese qualcosa come 2.100 lavoratori. Durante la contrattazione abbiamo avuto dei passi avanti con l'azienda, ma anche dei punti critici che ci hanno portato a questo sciopero, come il discorso della riduzione oraria, della notturne, che abbiamo richiesto un adeguamento del livello di salariare per i turni notturni. Contrattazione integrativa, perché purtroppo è parecchio tempo che siamo in discussione e non riusciamo ancora a trovare un sistema e trovare una soluzione a questo contratto che è difficile, ma i lavoratori hanno necessità di avere una risposta su questo aspetto. Che da settembre 2022 stiamo affrontando con diversi punti critici e alcuni scioperi durante il periodo, anche legati spesso a infortuni accaduti in azienda. Proprio il tema della sicurezza ha spinto i lavoratori dello stabilimento Tenaris di Dalmine a Bergamo a non fermarsi alle sole 4 ore degli altri colleghi, ma a dichiarare uno stop di 8 ore perché lo storico sito bergamasco ha visto dei fatti preoccupanti, in particolare la caduta da 3 metri di un collega nel turno notturno solo pochi giorni fa. Dal nostro canto la sicurezza è al primo posto e siamo sempre attenti dell'attenzione sia per i lavoratori che per le ditte esterne che hanno avuto questi infortuni. Sicurezza che è sempre al centro della nostra discussione con l'azienda, ma che purtroppo nell'ultimo periodo ha avuto anche degli incidenti gravi che potevano avere anche dei risvolti più pesanti. E questi punti ci hanno portato ad avere una criticità tanto da dover indire queste 8 ore per cercare di portare avanti questa trattativa e avere un risultato migliore per tutti gli operai e i lavoratori. E questo è per sensibilizzare maggiormente l'azienda e i lavoratori per una maggiore attenzione nei luoghi di lavoro. Sicurezza sul lavoro è aspetto fondamentale per la nostra battaglia all'interno delle aziende.